dialogo tra Cavalleri e il nostro segretario Colombo, purtroppo chi è bambini piccoli come Colombo ogni tanto hanno dei problemi. Perciò sono tu, la figlia ha portato una specie di influenza, ma anche la moglie, perciò è rimasto. Ecco, perciò lo ringrazio perché è lui l'organizzatore sia di questo discorso ma anche di tutta la mostra. Purtroppo gli imprevisti ci permettono di a cui io credo che dobbiamo davvero tanto, credo che questo tema oggi
dell'attentato, e lei è venuta questa idea, poi ieri ho condiviso con la Giunta, della presentazione di questi eventi, che tanto faranno discutere con te, che vogliono che sia tutte le strade con un programma particolare, perché ho chiesto all'architetto di realizzare un avvenimento del popolare per ispirarsi proprio per la sua trovarsi nel citato. Quando è arrivata questa iniziativa, io non potevo anche perché loro non lo sapevano, io lo sapevo cosa sarebbe questo aspetto presentato, e poi per tutto. Però poi, vengo per un saluto, ma in realtà l'artefice nostro di queste cose, l'assessore Soldi, infatti poi per la sua, che lo vedete che ieri non ha importante successo che abbiamo avuto tutto io, perché sapete che noi abbiamo tanto bisogno di ripartire su tante cose, ma soprattutto in quanto mi piace la nostra storia. E tutto quello che deriva da questi millenni, totalmente impegnati in tante cose. Quindi, ringrazio per questo entusiasmo, per questa esperienza. Spero che sarei molto soddisfatti del monologo. Ma poi mi tenderete, perché a voi, davvero, di un istruttore, che non a caso la signora è andata a chiamare una roba, non sanno mica le tanti, e io ho sentito male quando il presidente ha detto sperare per l'uomo ci sono magari no Ripensare un po' a tutta la
c'è un filmato che arriva. No, questo è la città che è venuta da parte. Da che motivo la tecnologia non si sente più vicino ai nostri desideri. Pronto da indietro a vedere se. Ecco qua. Spero che si riesca a vedere bene anche in fondo.
il giorno 7 ora, ore 6, o meglio 5, c'è soltanto una distesa di polvere. Ma il bello deve ancora arrivare, arriva al colpo di grazia. Conosciuto, osservato. Aveva anche letto
almeno un paio di migliaia di libri, di centinaia di autori diversi, scritti in lingue diverse, non solo in latino. E di ciascuno aveva preso appunti, scritto note, pagine e pagine di note. Aveva il terrore di dimenticare, di non comprendere, leggere, scrivere, appuntare, ragionare. Era il suo modo di lavorare. Un lavoro immenso, praticamente il lavoro di una vita, la sua vita. Ecco, questo è un estratto dal libro del racconto, una specie di presentazione del nostro figlio, e contiene anche alcune parole chiave di quelle che sono state tutta la sua vita e di quella che è l'importanza di un personaggio, di una come lui, oggi per noi, quella sua voglia di sapere, di conoscere, di esplorare, di ragionare, cose di cui probabilmente avremmo bisogno anche oggi, di non dimenticare mai, di andare in profondità delle cose, di capire quello che c'è sotto, quello che c'è dietro, cose che invece molto spesso oggi soffiamo di un po' di superficialità. E questa era la sua vita, come io l'ho dipinto in base anche a quello che ho visto, letto, sentito per fare studi di questo. Come si sarebbe potuto descrivere lui? Ecco, adesso il quadro ho trovato proprio, il Presidente aveva parlato di un'iniziativa di celebrazione dell'anniversario della morte del 1979, e in quell'occasione anche la RAI ci aveva messo Zampino producendo un filmato in cui faceva parlare Caiopini. Io ho recuperato questo filmato e ho inventato con lui un colloquio tra me e lui, è il filmato numero 2. Tempo alcun causismo di testa
interagire con queste parole. Non possiamo sapere perché dice, possiamo leggere i suoi scritti, leggere le sue lettere, che è un grafone, lui dava del grafone a Cesare, però anche lui era un grafone. Da dove lui leggeva tanto, scriveva, ha lasciato migliaia e migliaia di pagine di appunti di note. Molte sono state perse, molte sono state recuperate attraverso altri autori che parlavano di quello che scriveva lui. Di tutti i suoi scritti veri e propri, ciò che ci è rimasto è la Naturalis Historia, che poi viene anche tutta la Naturalis Historia come l'aveva composta lui. Non riusciamo a saperlo perché è una 2000 anni dopo che tutto quello che è successo in mezzo a tutte le interpretazioni che ci sono state, recuperare l'immagine vera di Pigno è sempre più difficile, come in qualunque altro personaggio dei suoi titoli. Lui comunque non era proprio un personaggio facile, così dice, e così fa fare anche per quello che avrà iniziato a pubblicare quasi 50 anni fa in occasione del dell'anniversario dell'esplosione del tesoro. Certo, io sono una persona che comunque da poco è poi partito, diciamo, alla conquista del mondo, perché ha visto tutto l'impero romano dell'epoca, è stato un protagonista dell'espansione geografica, sociale e culturale dell'impero. A quella che era una piccola città, giovane, perché era giovane, comunque è nato nel 22-23, dove era cristiano, quindi è nato pochi decenni dopo la fondazione, la seconda fondazione di Como, come la chiamava Giorgio Duraschi, che era il tempo di Cesare, 50 anni prima circa. Quindi Como all'epoca era ancora molto giovane, però era una città di cui lui andava orgoglioso, perché era una città che in quei pochi decenni di vita aveva saputo raggiungere molti ma molti traguardi. Oltre a essere una città capoluogo, nel senso dell'epoca, governava su un territorio molto vasto, era la città che aveva aperto via del lago per arrivare su al passo dello Splunga e al passo della Maloggia, quindi ad arrivare ai mercati all'interno degli Alpi, ed era la città che controllava tutte queste vie di scarico, quindi era una città comunque importante per l'impero. E lui era uno dei, probabilmente anzi, i rappresentanti di maggior peso a Roma in questa città. E il suo peso a Roma l'ha fatto sentire molto spesso per gli interessi di Roma. E a Roma ha lasciato molte cose. Nel libro poi ci sono anche altri passi in cui è ricordato il suo rapporto per Roma, ma un rapporto particolare su Roma l'ha avuto anche per quello che riguarda la tavola, perché lui era orgogliosissimo di alcune specialità comasche e ariane dell'epoca. Si pianti la linea
Lucia e la gemella Eugenia e l'Ercola di Uscola in un terreno più grasso che è venuto a sufficienza la linea maggiore o la mucentina, la bicia e la lufana. Le altre linee, in particolare le uste, si adattano a qualsiasi terreno. Parole che non lasciano questo la della società romana. Da quel momento il filo del Monte Vesuvio aveva conquistato le tavole, le trapezie, per l'aristocrazia, per i nobili, per i santi e di tutti coloro che facevano parte o di una parte del mondo che cresceva a Roma. Maiali e cinghiali a Como. Rispetto a quello che abbiamo oggi. Per cui per loro era
del Vesuvio, quello che i cui niente poi sono andati distrutti per durante l'eruzione. Era considerata la varietà migliore di vino per i banchetti, i senatori e gli aristocratici dell'impero romano. E appunto aveva trovato che trasportare il barbatello di Alibia sul Vallo di Como era cosa limite perché clima, terra, suolo non avevano un riferimento tra quelli che non c'era nessuna possibilità di far crescere e ottenere lo stesso risultato qua. Tra l'altro, parlando di vino, lui è quello che ha, con volume qua, inventato la origine al concetto di terroir, di terreno, di suolo, che è quello che ancora oggi governa e domina nel campo della viticoltura. Però era molto orgoglioso della carne, la carne di cui si dice che era molto conosciuta. Non era l'unica cosa di Como di cui il nostro vino era orgoglioso, come detto, lui era veramente, diciamo, campanilista, oggi lo possiamo anche chiamare un campanilista. A Como e per Como lui ha fatto tantissimo e di Como ha parlato tantissimo. E tra quello che lui ha fatto, ecco, io ho cercato un po' di ricostruire, inventandogli una sua passeggiata per Como, come poteva averla fatta lì a quel tempo. La città dormiva ancora. Iniziava appena a risvegliarsi. Prima l'ho osservata per qualche istante dal coronato della sua piazza. Un secondo. Prima l'ho osservata per qualche istante dal coronato che prima l'ha vista verso meridione dalla sua casa. La villa era in effetti situata in posizione appena rialzata rispetto alla sua città, che si trovava adagiata in fondo alla valle. In quella piana, modificata e resa abitabile dai coloni romani, latini, greco-sicui, non molti anni prima. Pochi minuti, senza fretta, e arrivava l'ora, oscuri del tempo di Giulio Cesare, al tempo della fondazione, quando Como era ancora nuovo un corpo. Mura che avevano sollevato l'ammirazione persino del suo amico e conterraneo Capitolo, che gli aveva cantato le sue liriche per la maestosità e l'eleganza. Passate le mura, il suo cammino mattutino, che portava verso i fortificati che arrivavano alla città. Era attraversando i portici e i raggi del sole che cominciavano con i nostri a superare la linea di cresta del suo colino, a vendere la città. E raggiungere il fondo valle lo colpivano come scivolate, uno per ogni banco tra le colonne. Spettacolo che si ripeteva davanti nelle successive sequenze di colonne attraverso il cuore che collocava il suo corso. Così, tutti i punti principali della città, il foro, dove spesso le vittime erano anche per esprimere il suo valore, ad offrire il suo contributo di persona colta e unità di grande esperienza. Le terme erano una cosa straordinaria per un municipio delle dimensioni di Como, segue una ricchezza che la città ha saputo creare ed accumulare in così breve tempo. Era la sua condizione intima. I diversi templi che si susseguivano lungo le vie, le strade, le piazze della città. Tutti i palazzi e le istituzioni che lui aveva collaborato a costruire attraverso donazioni consistenti. Lui, come tanti altri cittadini, esponenti delle famiglie più importanti della città. A Como, come in tante altre città dell'impero, era normale, era tradizione, e i patrizi, i grandi commercianti, i ricchi,
stata prima, una mentalità che non ha ancora attuazione nei popoli dell'Oriente, per esempio. Da allora la carica pubblica è una questione di potere, di accumulare ricchezze, e l'impero è una questione di servizio alla città, alla comunità, e i benefici dei centri sono in termini di popolarità, non ricchezze. Il comune viene ricordato per l'eternità sulle lapidi che ricordano chi ha contribuito a costruire il palazzo, bagni, le terme, la scarpa, la strada. Questa è Roma. Ecco. Dal porto, perdono se, dal porto, e deve arrivare in carne con le merci appena scaricate. Quelle destinate al mercato quotidiano, che erano solo una piccola parte, sicuramente meno della metà. La gran parte raggiungeva i grandi magazzini posteggiati nelle banchine, dove attraccavano un palo. Da lì sarebbero state vendute al mercato di Roma da sud, caricate sul carro e portate a Milano, Piacenza, a Novaria, a Bologna, e anche di più, alla capitale, magari oltre, schivando sulle navi che attraversavano un mare rosso verso i di montagne. Le merci di Roma raggiungono tutto l'impero ormai. Era il piacere del pensiero compiaciuto in prima, orgoglioso del successo della sua città. Ecco, lui era veramente orgoglioso. Gli ho fatto dipingere, anche se sono parole che ho messo io in bocca a lui, ma che arrivano da quelle che sono le sue conversazioni. Hanno fatto dipingere una città che in realtà non è poi molto diversa da quella oggi. Oggi invece di combattere abbiamo più europei che attraverso una città, passano di corso, vengono. Alla fine, come è comunque città di merci, di contatti, di scambi. All'epoca lo scambio era il confine, diciamo, era confine di montagna con il mondo germanico, oggi il confine è quello con la Svizzera, però era comunque confine, comunque incontro, comunque scambio di merci, di persone, di idee. E lui, il resto, non è orgoglioso di quanto la società comune fosse riuscita a realizzare in così pochi anni. Era orgoglioso e questo costituiva un altro, questo suo amore per Roma costituiva un altro dei pilastri della sua vita, che era appunto quella di conoscere, esplorare, capire, sapere, non fermarsi mai davanti ai limiti, non fermarsi mai anzi nemmeno davanti al pericolo e alle cose sconosciute, come la visione del Gesù. E a questo proposito, la visione del Gesù, abbiamo un breve filmato con uno scritto che probabilmente non è suo, ma del nipote, figlio di nipote. Qui probabilmente non era lui che scriveva, perché ci ricordo che si è fatto, visto quello che è successo. Qui probabilmente era il figlio di nipote, io giovane, che era rimasto a capo di seno della villa, della casa di periodo, e che dal capo di seno aveva potuto vedere quello che stava succedendo a pochi chilometri di distanza, perché dal capo di seno al Vesuvio in realtà c'è soltanto la piana di Napoli che divide i due e un braccio di mare con una Pirenei dell'epoca poteva essere percorso un'ora al massimo. Questo comunque era quello che ha potuto vedere il nostro figlio. Questa è la testimonianza lasciata dal figlio di lui. Come io gli ho fatto raccontare
in alto e basso, un individuo di una morale che sembrava confuso senza ordine, invece era totalmente efficiente ed efficace. I suoi occhi distinguevano ogni singolo momento, ogni minuto del volo, ogni atto, e il suo cervello scorgeva ogni singola fase della preparazione. C'era il disciolto del cuore, che venivano a grande male all'arrivo del campo di sera. Chi preparava i lunghi eventi che dovevano servire per la prima spinta per allontanarsi dai punti. I bucatori invece stavano già nella mia posizione, dentro la pancia della lama, ognuno al suo posto. I legionari prendevano le armi, ma anche le passerelle che sarebbero servite una volta giunti al campo per arrangiarsi alle zattere e far scadere chi chiedeva il petto. Le stesse operazioni avevano in corso anche sul piano generale della flotta, ancorate una dietro l'altra, una accanto all'altra. Pochi minuti, e la grande nave ammirante si corta. La spinta dei grandi treni la spostò alla riva. Piano, la grande treni cominciò ad allontanarsi. 5 passi, 10 passi, 20, finché fu completamente libera. I lunghi treni potevano rifiutarsi con i loro scalmi e allungarsi per raggiungere l'acqua e dare loro la spinta. Dopo poco, i bucatori acquisirono il ritmo, la spinta prese intensità e continuità. Il capo bucatore dava il ritmo della battuta, a voce e con un tamburo. Da poco dopo, verso il mare aperto, la nave uscì dal porto, con la risenatura, puntando al mare aperto. Voltò verso sud, verso Herculaneum, al di là del promontorio. Poche miglia marine, costruiva di benedizione. L'ammiraglio osservò le sue navi che una ad una lasciavano capo in seno. Si accodavano e formavano una lunga forma. Guardavano veloce formarsi della fila di più treni dirette a Herculaneum per salvare gli abitanti e la cittadina costiera. Vedevano riconoscere un arco poco una sorta di lunga ferita sulla superficie dell'acqua. Osservava, tutta lontana, le file dei remi che prendevano a poco di vita, in modo che il campo operatore era lungato e poi lontano. I remi portavano solo tuonare dei rumori. Un attimo, un niente, e il suono dei tamburi era spazzato via. Un altro uomo, più possente, più potente di spezzolare, raggiunse il vecchio con una forza che cosa lo spezzò. Istintivamente, dal primo secondo si può condannare il cuore del vecchio, si attaccò verso terra, la testa raccolta e la vigina. Si portò in fila, verso la vigina di fuori. Ciò che vive lo lasciò senza fiato. Anche lui, il grande scienziato, rimase a bocca aperta. Questo è il grande scienziato che davanti a un fenomeno ben visto rimane bocca aperta, ma non per questo lui si è fermato, non per questo lui ha detto che sono marinai diceva che avevano come detto, no, anzi, lui si è voluto infilare in quello che tutti in quel momento gli dicevano che era un tunnel senza fine, dove l'unica cosa che ci poteva essere che era morto, doveva andare a vedere, doveva, perché lui era per la conoscenza, per l'esplorazione, per il sapere, per approfondire, per trovare comunque qualcosa e una soluzione a qualcosa, una risposta. Sono tanti gli studi che lui ha fatto, la sua naturalis historia è un esempio di quella che era la sua mente assolutamente scoperta, assolutamente. Oggi si perde molti tasti, non era capace di studiare di più e di più. E proprio per questo lui è diventato, nel tempo, il simbolo stesso dello scienziato. Ancora oggi, lui, persona di 2000 anni fa, persona per cui abbiamo sentito anche il nome dei filmati, in un certo senso, deriva lo scienziato di oggi, perché quello era il suo atteggiamento, la sua cultura. Eppure lui, da secoli, è preso come il simbolo dello scienziato.
il simbolo di colui che davanti a cosa sconosciuto non esiste, non si porta avanti, ma incontro cerca di capire e di conoscere. Ed è effettivamente più conosciuto fuori, con l'Italia, che in Italia, e anche a voi purtroppo non è così conosciuto e studiato come invece in Italia. Per cui benvenuto l'iniziativa come quella del Comune che pensa di dedicare in qualche modo si parlare a un personaggio così importante di cui ci sta arrivando il Bimillenario e che è l'opera di tanto il Bimillenario per rilanciare Como non soltanto come meta del turismo in gelato o la bottiglia passeggiata sull'acqua, ma un turismo consapevole e cosciente. Questo deve essere il Bimillenario, un'occasione per sfruttare ricordando e riportando all'attenzione di tutti un personaggio che comunque un emblema per quello che il resto del mondo. Io ho finito, lo so se sono assessore. Nel prossimo numero della rivista, che poi presenteremo
biblioteca del comune, vedrete un mosaico trovato nella zona nel vecchio monastero di San Colombano. Dove era San Colombano? Via via c'era una presenza di finanza, tanto per di fronte al Pressone. Ma era una città ben costruita, città di posto dell'anfiteatro. Tanto per ricordarvi come costruivano i romani, quando si è trattato di restaurare in via Vitani quella che era sede del Balduce, cioè la primitiva sede dell'opera del Balduce, eccetera, eravamo riusciti, grazie anche a un finanziamento che aveva dato la vostra collegio Pili, a fare un cavotaggio. Allora, siamo trovati 4 metri lineari di plinti di granito. Sotto avevano messo 3 metri, chiamiamolo di cocciopetto, tipo calcestruzzo, e sotto ancora i pali di montagna. Per dire che dato la un altro sta venendo fuori, è meraviglioso. Infatti con un ricordo stiamo organizzando per l'ottobre. No, vabbè, sto vedendo per l'ottobre 2022 la celebrazione dei 150 anni dell'archeologica e poi per l'intero di San Pietro e l'Atrio dove fondamentalmente la mostra sarà romana. Il grosso. Il grosso sarà assolutamente romana. Quindi, perciò io ringrazio, siamo disponibili con l'archeologica. Thank you.